È stata un'edizione di Sì Geniale che ha volato alto, quella che si è chiusa al Parco di Igea con la premiazione dei lavori delle scuole partecipanti al progetto promosso dalla Fondazione Caripit. Sono stati oltre 160 i lavori presentati dalle scuole della provincia di Pistoia che hanno partecipato alla sesta edizione della manifestazione, frutto del lavoro condotto durante l'anno scolastico da oltre 3.000 studenti affiancati dai loro insegnanti. L'hotel Villa Cappucci di Pistoia ha ospitato la giornata internazionale dell'infermiera insieme alla cerimonia di giuramento dei neolaureati, evento organizzato dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale di Firenze e Pistoia, con una serie di interventi sulla professione e sul rapporto tra il professionista e il paziente. Al termine dell'evento è stata consegnata una rosa speciale donata da Rose Barni per i ragazzi più giovani grazie ad un'idea dell'infermiere Francesco Branchetti. Quando piove le acque reflue salgono, escono dal lavandino e persino dal pavimento. È la situazione denunciata da Flora, residente in uno degli alloggi popolari di via d'Aragona a Bottegone nel comune di Pistoia. La sua richiesta è di avere un altro appartamento, ma dopo anni di attesa adesso si è rivolta a due legali, i quali spiegano il trasferimento consentirebbe anche a Spes di eseguire i necessari lavori per rendere l'appartamento davvero utilizzabile. In occasione della festa della mamma, Coldiretti ha pensato a quelle in difficoltà devolvendo una parte del ricavato del mercatino di Campagna Amica che si svolge ogni sabato mattina in via della Nona a Pistoia al centro famiglia Sant'Anna. Dalle donne di Coldiretti un augurio e un appello anche per una migliore conciliazione delle esigenze di vita familiare e del lavoro. Secondo il recente rapporto di Save the Children, nel 2023 in Italia una lavoratrice su 5 ha lasciato il lavoro dopo essere diventata madre. Domenica alle 20.45 al Pala Leonessa di Brescia inizia l'avventura della Estra Pistoia nei playoff. In Lombardia si gioca la prima sfida dei quarti di finale tra la terza classificata della stagione regolare e Pistoia, sesta classificata. Gara 2 è in programma sempre a Brescia, martedì allo stesso orario, mentre gara 3 al Pala Carrara si giocherà venerdì alle ore 20.30, con un Nicola Brienza mai così carico in vista della sfida. È stata una serata magica, quella organizzata dagli Untouchable, il gruppo di tifosi storici, nato per sostenere l'allora Olimpia Pistoia. Magica perché oltre a circa 180 tifosi, erano presenti tantissimi protagonisti della squadra che permise a Pistoia di salire per la prima volta in Serie A1, nell'ormai lontano 1992.